A Pantelleria le fiamme devastano Montagna Grande, si pensa alla matrice Dolosa. Mazzarese assolto dall'accusa di aver sequestrato l'ex fidanzata. Spese pazze all'ARS, Livio Marrocco dovrà restituire 60.000 euro. Protesta della marineria di Mazara contro una norma che vuole due capitani a bordo dei pescherecci. A San Vito Lo Capo cala il sipario sul Festival degli Aquiloni. Nel maggio 2018 Castelvetrano e Mazara ospiteranno le Europiadi. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Tele8. Tragedia sfiorata nei pressi del Tribunale di Alcamo. Un incidente sul lavoro è accaduto nella via Sirena, una parallela della via Verga. Durante i lavori di rifacimento dell'asfalto, la motrice con un rullo compressore a cui era agganciato il mezzo contenente la pece ha iniziato a slittare. Dopo alcuni metri i due mezzi si sono sganciati, quello contenente l'asfalto, essendo gommato e considerato la strada in discesa, ha preso velocità ed è andato a sbattere contro due immobili, causando danni a uno e danneggiando uno spigolo nell'altro. Il rullo invece si è ribaltato sulla strada, solo tanta paura, fortunatamente per il conducente del mezzo e per i residenti della zona. Perde il controllo della sua Fiat Punto Bianca e finisce la sua corsa oltre la carreggiata su un terreno. Intorno alle 20 di ieri, per cause ancora da accertare, nel tratto di strada tra Tre Fontane e Campobello, nella strada provinciale 51, una Fiat Bianca stava per dirigersi probabilmente a Campobello quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo la corsa, per fortuna senza conseguenze fisiche, sull'appezzamento di terreno. Solidarietà dei passanti che hanno aiutato il conducente dell'auto a fare rientro in carreggiata. Lo scorso fine settimana le fiamme hanno danneggiato l'isola di Pantelleria in modo intenso e vasto, e quasi certa la matrice dolosa del gesto. Sentiamo. Rabbia e paura a Pantelleria dopo l'incendio che nella serata di sabato ha devastato la Montagna Grande. È stato un incendio doloso, non ci sono dubbi, non fosse altro per il fatto che è stato appiccato verso il tramonto, rendendo così impossibile l'utilizzo dei Canadair che solo all'alba di domenica si sono potuti mettere in volo quando ormai le proporzioni dell'incendio erano notevolmente aumentate. Alla fine delle operazioni l'isola si mostrava ferita e violentata. 600 gli ettari di terreno bruciati a Montagna Grande, evacuate una decina di abitazioni. Le fiamme si sono sviluppate in località Monastero per poi proseguire verso altre direzioni. L'incendio ha colpito i boschi di Quercia che dalla grotta di Bagno Asciutto portano a Cuddia del Russo. Sentiamo il sindaco di Pantelleria, Salvatore Gino Gabriele. Cari concittadini, lo sgomento è tale che le parole non bastano a raccontare ciò che in queste ore stiamo vivendo in questa nostra isola. Faccio appello al buon senso, alle persone per bene, alla dignità di ciascuno di noi, perché quest'isola abbia il coraggio di cambiare, cambiare in meglio. Non saranno questi criminali a bloccare il processo di avanzamento culturale di un territorio che ha bisogno di affrancarsi da queste meschinità e da questi atti criminali. Noi andremo avanti con coraggio e con determinazione, con una risposta ferma dell'isola e di tutto lo Stato italiano, perché ancora oggi Pantelleria appartiene allo Stato e il territorio appartiene a tutti. Oggi viene colpito nella propria dignità, viene colpita tutta l'isola nella propria identità e nella propria dignità di Panteschi. E noi con questo orgoglio ricostruiremo Pantelleria e tutto ciò che in queste ore sta bruciando. Per tutta la notte, a causa del buio, non è stato possibile intervenire. Poi, in giornata, dopo aver interessato il bosco di Montagna Grande, le fiamme hanno minacciato le località di Recale, dove sono presenti abitazioni e una cinquantina di persone, Le Favare e Cuddia Antalora. Sempre a causa del vento, il fronte dell'incendio ha raggiunto anche la costa, fino a Balata dei Turchi.
I vigili del fuoco, schierati a protezione delle abitazioni, hanno registrato anche difficoltà nella zona di Salto della Vecchia, dovute a diverse frane verificatesi lungo la strada. In azione 4 Canadair, in pericolo anche le telecomunicazioni. Il direttore della SMEDE, la società che gestisce l'energia elettrica a Pantelleria, Gaetano Bonomo, ha contattato la squadra di emergenza della Telecom, che arriverà oggi con la nave pronta ad intervenire per non interrompere il servizio dei ponti radio. Ieri mattina, dopo la Santa Messa, il parroco Don Mario ha annunciato ai fedeli che nei giorni scorsi dei ladri sono entrati nella chiesa di San Biagio a Partanna. I malviventi hanno portato via oggetti sacri di gran valore, impianto audio e fili di rame della corrente. È stato lanciato un appello al fine di ritrovare la refurtiva. Non ha commesso il fatto con questa formula il giudice monocratico di Marsala, ha assolto un 42enne mazzarese dall'accusa di sequestro di persone e lesioni in danno dell'ex fidanzata. Sentiamo. Nel 2013 era stato rinviato a giudizio per sequestro di persona, lesioni, violenza privata ed appropriazione indebita in danno dell'ex fidanzata, che poi, dopo la riappacificazione, è diventata sua moglie, salvo poi chiedere la separazione. I reati di violenza privata ed appropriazione indebita, fra l'altro, erano decaduti per remissione di querela da parte della presunta vittima. Adesso la conclusione della vicenda giudiziaria con l'assoluzione, con formula piena, del protagonista della vicenda, il 42enne mazzarese Giovan Battista Calandrino, noto nel mondo della vela per la sua attività di skipper. A difenderlo è stato l'avvocato Ignazio Bilardello. Il procedimento è scaturito dalla denuncia dell'ex fidanzata di Calandrino, una 44enne di Sciacca. Teatro dei fatti contestati nel novembre 2008, una villetta in riva al mare a Mazzara, all'interno della quale il Calandrino, secondo l'accusa, avrebbe aggredito, picchiato e sequestrato l'allora fidanzata, appropriandosi del suo cellulare ed impedendole di chiedere aiuto. Nel processo però un'amica della donna ha smentito il racconto della denunciante, affermando fra l'altro che quando quella sera bussò alla porta della villetta, fu la fidanzata dello skipper ad aprire la porta girando la chiave. Non era quindi sequestrata in casa. Ad assolvere lo skipper per non aver commesso il fatto è stato il giudice monocratico Matteo Giacalone. Continua il processo per omicidio colposo scaturito da un incidente mortale avvenuto durante la vendemmia 2013 a Petrosino. Sentiamo il servizio. Vito Saladino, perito industriale e consulente tecnico di parte civile, è stato ascoltato nel processo che per omicidio colposo vede imputato il 44enne Vincenzo Patti. Quest'ultimo, il 20 agosto 2013, era alla guida della macchina vendemmiatrice che, secondo l'accusa, avrebbe travolto l'anziano agricoltore petrosileno Pietro Pipitone, padre di Salvatore Pipitone, ex assessore nella giunta del sindaco Biagio Valenti. Pietro Pipitone, ha sostanzialmente affermato Vito Saladino, non fu schiacciato da un mezzo che gli passò sopra, ma sospinto verso i fili di ferro che poi si spezzarono del vigneto a spalliera dove stava vendemmiando. Il consulente della parte civile ha confermato quindi le conclusioni cui era approdato il consulente della procura Luigi Simonetto, e cioè che non fu il camion guidato dal figlio a schiacciare Pietro Pipitone. E l'altro mezzo presente sul luogo dei fatti era la macchina vendemmiatrice. Alla prossima udienza, il 28 settembre, sarà ascoltato l'imputato, che è difeso dall'avvocato Carlo Ferracane. Legale di parte civile, per i familiari della vittima, è invece l'avvocato Ignazio Bilardello. E adesso parliamo della vicenda spese pazze all'ARSA. Monta poco meno di 60.000 euro la cifra che l'ex deputato regionale Livio Marrocco dovrà restituire alle casse pubbliche. Il servizio. L'ex deputato regionale di Trapani, Livio Marrocco, capogruppo di FLI nella scorsa legislatura, dovrà restituire alle casse pubbliche 56.803 euro. La somma è stata stabilita dalla Corte dei Conti, che sta via via esaminando i casi delle cosiddette spese pazze all'ARS, cioè le spese fatte dai capigruppo dell'Assemblea regionale siciliana nella scorsa legislatura, non funzionali però ai lavori dei gruppi parlamentari. Fra le spese che Livio Marrocco non è riuscito a giustificare ci sono anche 22 numeri del fumetto Diabolik, la revisione di un motore ed un pranzo di Pasqua per 6 persone. Marrocco è l'ottavo politico coinvolto nell'indagine per il quale la Corte dei Conti ha emesso sentenza. La sentenza è della sezione giurisdizionale della magistratura contabile e segue quelle a carico di Buffardeci, Musotto, Leontini, De Luca, Maira, Fiorenza ed Antonello Cracolici.
L'attuale assessore regionale all'agricoltura, ai tempi capogruppo del PD all'ARS, è stato condannato a restituire 346.000 euro. Parallelamente c'è l'inchiesta della Procura di Palermo. L'ipotesi è quella di peculato e le indagini, nella seconda parte, si sono chiuse lo scorso marzo. Secondo gli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, i 35 parlamentari avrebbero utilizzato per finalità personali i fondi dell'Assemblea regionale erogati per il funzionamento dei gruppi parlamentari. Dai soggiorni in hotel per i familiari all'acquisto di chili di dolci, da regali per matrimoni alle spese di condominio di appartamenti privati, all'acquisto di tablet ed impianti hi-fi. Arrivano in redazione ancora segnalazioni dai residenti della via Betone, una strada di Mazara che confina quasi con la via Mario Fani. Da alcuni giorni, oltre all'amianto e alle sue polveri, ci sono pure le cassette utilizzate per la frutta a bruciare, come pure i contenitori della spazzatura di plastica. Oltre agli odori nauseabondi che vengono sprigionati, nessuno però raccoglie i vari oggetti bruciati. Da qui le lamentele dei residenti della via Betone, che hanno illustrato in diversi momenti al comune i problemi di questa strada e di uno spiazzo dove viene depositato di tutto. Speriamo che chi di competenza provveda urgentemente. I consiglieri comunali del comune di Mazara, Giacomo Cangemi e Andrea Burzotta, hanno rivolto una interrogazione al sindaco Nicolo Cristaldi sul riordino del personale dell'ufficio tecnico. I due consiglieri premettono che recentemente l'ufficio tecnico non ha brillato di luce propria come negli anni passati, in quanto si assiste da un po' di tempo a questa parte a uno stato di permanente inerzia dei servizi tecnici e a gravi ritardi e omissioni che hanno compromesso in taluni casi il conseguimento di successi nell'acquisizione di pubblici finanziamenti. Per questi e altri motivi, i due consiglieri chiedono di sapere quali mansioni verrebbero ad assolvere tre geometri coordinatori di gruppo di lavoro, perché il dispositivo di servizio è rivolto al solo reparto lavori pubblici, mentre sono ignorati quello di edilizia e urbanistica, se è lecito e compatibile con le norme di regolamento comunale assegnare compiti e funzioni ad una categoria C al di sopra delle mansioni a questa ascrivibili, ponendo in posizione subalterna personale di pari livello giuridico, e se questa amministrazione ha provveduto e intende provvedere alla rotazione del personale così come previsto dalla legge anticorruzione. Da Roma è stata resa obbligatoria la presenza di due comandanti a bordo di un solo peschereccio. La Confederazione Imprese Pesca di Mazara, in una nota, ha manifestato disapprovazione per la decisione. Sentiamo. Un ulteriore rompicapo per la marineria di Mazara. Dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali arriva la disposizione che per l'imbarco di un secondo componente dell'equipaggio di un peschereccio occorre che lo stesso sia munito dello stesso titolo professionale marittimo del comandante. Su questa disposizione c'è una presa di posizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione Confederazione Imprese Pesca di Mazara, presieduta da Domenico Asaro, che ritiene la richiesta non compatibile con la disponibilità di personale munito del titolo di marinaio autorizzato alla pesca, del requisito di istruzione necessario a conseguirlo, né con la sostenibilità economica e neppure con effettive esigenze connesse alla operatività della pesca esercitata in prossimità delle coste. Il comandante della Capitaneria di Porto, Giuseppe Giovetti, ha disposto il diniego delle spedizioni alle unità che non si saranno conformate a tale prescrizione a partire dal prossimo 1 luglio. In assenza di sviluppi risolutivi, scrive la Confederazione Imprese Pesca, l'intera marineria sarà costretta al fermo forzoso delle attività di pesca con contestuale messa in disarmo degli 83 pescherecci interessati e sbarco di oltre 500 componenti degli equipaggi. I pescherecci interromperanno le attività di pesca alla data del 16 giugno prossimo e faranno rotta di rientro nel porto di Mazara del Vallo per la messa in stato di disarmo. Per Mazara e non solo, è un duro colpo perché due comandanti su un peschereccio allo stato attuale è impossibile tenerli per due motivi. Manca il personale, ci sono già difficoltà a trovare un comandante, figurarsi due, e i costi che sarebbero insostenibili perché il grado di comandante comporta un oneroso pagamento che l'armamento non potrebbe sostenere. La nota è stata inviata al dottor Riccardo Rigillo, direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché al sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione, al presidente della Regione Rosario Crocetta, a Federpesca e ad altre autorità.
La campagna Mare Vivo, che si ripete ogni anno poco prima dell'inizio della stagione estiva, ha già fatto tappa nel resto della penisola, mentre in Sicilia è iniziata oggi con una tappa congiunta di 2 giorni a Lampedusa e Linosa. Il progetto, oltre che con l'Associazione Mare Vivo Italia e la delegazione Mare Vivo Sicilia, è realizzato in collaborazione con Ecotire. Grazie alla collaborazione tra quest'ultima azienda e volontari ambientalisti, Lampedusa e Linosa potranno consegnare i pneumatici trovati sia sulla terraferma che in mare senza dover sostenere costi di smaltimento che non sono decisamente molto economici. Dopo l'arrivo al porto di Mazara delle prime 2 mini navi da crociera, adesso attraverso un comunicato stampa la Medimare Service SRL ringrazia la Capitaneria di Porto e l'amministrazione comunale, ma bacchetta gli armatori e i tour operator locali. Sentiamo. Sulla proda a Mazara del Vallo di 2 piccole navi da crociera che sono arrivate nel porto di Mazara il 20 ed il 25 maggio scorsi c'è l'intervento con una propria nota della Medimare Service SRL che sottolinea che l'arrivo in città delle mini navi da crociera è stato possibile grazie alla sensibilità dimostrata nell'occasione dal comandante del porto e dai suoi ufficiali, nonché alla disponibilità dell'amministrazione comunale. Per prima cosa, si legge nella nota di Medimare, dobbiamo ringraziare il personale della Capitaneria di Porto ed il sindaco che, credendo nella potenzialità di tale traffico, non ha esitato a migliorare le condizioni di accoglienza di questi passeggeri in prossimità dell'approdo. Quello che oggi si voleva e doveva dimostrare era che, pur nel rispetto delle restrizioni e limitazioni cui è soggetto il porto, soprattutto per via del pescaggio e dell'assenza di illuminazione, lo stesso può rappresentare un sicuro, idoneo e strategico punto di riferimento per tutti quegli operatori che operano nel settore, siano essi armatori, tour operator, agenti di viaggio, eccetera. Non vogliamo replicare a quanti, conclude la nota, hanno inopportunamente commentato sulla destinazione dei turisti e si sono chiesti se Mazara del Vallo fosse il principale obiettivo dei passeggeri. In tale occasione abbiamo avuto modo di presentare la città come possibile meta per le prossime programmazioni, abbiamo dato informazioni utili e ricevuto richieste assai interessanti. Se Mazara del Vallo non era la meta principale degli ospiti è perché gli operatori economici cittadini si propongono poco e male. Li sollecitiamo a contattarci al fine di proporre itinerari, programmi ed a sviscerare nel dettaglio le bellezze di cui la città dispone, sì da poter trasmettere ciò ai nostri mandanti, onde potenziare il numero degli approdi mirati. Hanno ricevuto il saluto e il ringraziamento della Ministra della Difesa Roberta Pinotti, bersaglieri del 6° Reggimento di Stanza a Trapani in partenza per l'Iraq, dove faranno parte del contingente militare a difesa del cantiere presso la diga di Mosul sul fiume Tigri. Il primo contingente di 100 di soldati è in partenza per poi essere via via raggiunto dal resto del reggimento entro la fine dell'estate. Pinotti ieri era a Palermo per la giornata conclusiva del 64° raduno nazionale dei bersaglieri. Sono stati oltre 70.000 i fanti piumati giunti in città da ogni parte d'Italia. L'ultima volta era stata 58 anni fa, ha sottolineato il sindaco Orlando. Li utilizziamo molto, ha detto la ministra della difesa, riferendosi ai bersaglieri nei teatri operativi delle missioni internazionali. Loro sono i soldati del futuro. Il presidente provinciale dell'Associazione Ottici dell'UPIA Casa Artigiani di Trapani, il signor Francesco Paolo Miceli, ha sottoscritto nei giorni scorsi il protocollo d'intesa Botteghe Scuola Protesi Sociale con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Sciascia e Bufalino di Erice, insieme ai rappresentanti del comune di Trapani, Erice, Valderice e l'Associazione Nazionale Laboratori Odontotecnici. Lo scorso sabato 28 maggio presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale Giovan Battista Ferrigno di Castelvetrano si è svolta una importante manifestazione per tutta la collettività castelvetranese belicina con la consegna di borse di studio con un convegno in materia di deontologia per gli ordini professionali dei commercialisti e degli avvocati, nonché la intitolazione dell'Aula Magna di detto istituto alla compianta professoressa avvocato Antonella Moceri. Durante la manifestazione sono state consegnate alcune borse di studio ai giovani studenti meritevoli offerte dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dal gruppo Curaba di Castelvetrano in memoria della signora Silvana La Monaca, moglie del titolare dell'azienda.
A San Vito Lo Capo è ritornato il Festival degli Aquiloni, giunto all'ottava edizione, è iniziato mercoledì scorso e si è concluso ieri. Vediamo. È arrivato il primo caldo e a colorare il cielo della splendida San Vito Lo Capo sono tornati gli aquiloni. Si tratta del tradizionale festival internazionale degli aquiloni, giunto ormai all'ottava edizione. La manifestazione, apertasi lo scorso mercoledì con la sfilata degli studenti accompagnati da banda musicale Majorette, è dotata quest'anno di un nome particolarmente azzeccato, Emozioni a naso in su, che allude proprio allo spettacolo del cielo. Appuntamento fisso e molto amato della storia di San Vito Lo Capo, questo festival che si concluderà questa domenica, richiama non solo aquilonisti provenienti da tutto il mondo, ma anche tantissimi turisti curiosi di assistere al caratteristico spettacolo. A corredare il volo dei variopinti aquiloni ci saranno animazione, laboratori e giochi per bambini, con tanto di pagliacci, artisti di strada, giocolieri e tanta musica che coinvolgerà anche i più grandi. Il festival, così come gli altri eventi previsti nella zona del Trapanese, favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici e permette di arricchire l'economia del paese. Gli aquilonisti, veri e propri artisti del vento, si esibiranno nel volo libero con dimostrazioni, sfide di aquiloni ed esibizioni acrobatiche. Denominatore comune la creatività, l'arte e soprattutto la festa, che è un momento di incontro e contatto fra culture e persone unite da una grande passione comune, l'aquilone, da sempre simbolo di sogno, fantasia, libertà, una tradizione antica che rappresenta valori ed emozioni differenti. Sarà presentato martedì 31 maggio alle ore 18:30 presso l'Aula Magna del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo il libro autobiografico Tra mare, terra e cielo del cavaliere e comandante Pietro Fiorentino di Mazara del Vallo. Una storia vera, un racconto di una vita dove nulla o quasi viene nascosto o abbellito. Un'autobiografia che ci rammenta che non siamo mai soli in questo mondo e che aprirsi agli altri e all'amore di Dio rimane essenziale ed esaltante. Mercoledì 1 giugno, con inizio alle ore 10 presso la Pineta del quartiere Mazara 2, si svolgerà la prima edizione della Festa dell'Amicizia. La manifestazione è organizzata dall'Osservatorio di Aria Mazara Salemi Vita sul fenomeno della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Mazara del Vallo, e coinvolge le famiglie del quartiere di Mazara 2, le istituzioni scolastiche, la parrocchia di Sant'Antonio da Padova e i club service. Il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, sarà ad Alcamo mercoledì 1 giugno a sostegno del candidato sindaco Domenico Surdi e della squadra che lo accompagnerà alle elezioni amministrative del 5 giugno. A darne l'ufficialità è l'europarlamentare alcamese Ignazio Corrao, che ha pianificato l'incontro con la cittadinanza per le ore 14:30 presso l'ex collegio dei Gesuiti in Piazza Ciullo. Aspettando le Dionisiache 2016, l'amministrazione di Calatafimi Segesta e il direttore artistico Nicasio Anselmo hanno programmato una serie di appuntamenti con la buona musica, concerti e recital dal 4 giugno fino al 5 luglio. Gli appuntamenti di giugno e musica si terranno a Calatafimi Segesta, ad accogliere le performance musicali alcune delle chiese della cittadina e non solo. La mostra di Giovanni Franco, Obiettività, continuerà ad essere fruibile per quanti vorranno visitarla. L'esposizione, che inizialmente doveva concludersi il 29 maggio, continuerà ad essere visionabile nella Galleria d'Arte Contemporanea Santo Vassallo di Mazara. Gli scatti attualmente esposti sono stati donati dall'autore alla città di Mazara del Vallo e, terminata l'esposizione, verranno esposti permanentemente in un apposito spazio nella nuova ala del complesso monumentale Filippo Corridoni. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30, dalle 15:30 alle 18:30. Sabato e domenica dalle 8:30 alle 13:30, dalle 15:30 alle 19:30. Nel maggio 2018 le città di Castelvetrano e Mazara del Vallo ospiteranno le Europiadi, evento mondiale a carattere sportivo, istituzionale e culturale. Nei giorni scorsi in Austria i rappresentanti istituzionali delle due città hanno ricevuto ufficialmente l'investitura. Sentiamo.
Il sindaco della città di Castelvetrano Selinunte, Felice Errante, nel weekend appena trascorso ha preso parte alla terza edizione della Europiade, evento mondiale, sportivo, istituzionale e culturale che si è svolto a Kitzbühel, in Austria, e che nel 2018 si svolgerà nel territorio di Castelvetrano Selinunte e Mazara del Vallo. Insieme al vice sindaco di Mazara, Silvano Bonanno, ha ricevuto dalle mani delle autorità della città di Kitzbühel e dai vertici della Federazione Internazionale degli Sport Popolari e della Confederazione Europea degli Sport Popolari la bandiera dell'evento che sarà esposta nei prossimi anni nelle due città fino al maggio del 2018. A questa edizione dell'Europiade si è registrata la presenza di oltre 1500 sportivi, provenienti da 21 nazioni di tutta Europa e da paesi lontanissimi, come il Giappone e gli Stati Uniti d'America, che si sono cimentati nelle discipline della marcia, inclusa la maratona, della corsa, del nuoto e della mountain bike, rigorosamente non competitive. Queste discipline, con l'aggiunta del tiro con l'arco, si svolgeranno nei comuni di Castelvetrano Selinunte, incluso il parco archeologico, e di Mazara del Vallo, dal 23 al 27 maggio del 2018. Nella giornata di ieri, al termine della cerimonia conclusiva dei giochi con la premiazione dei partecipanti, si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera con l'esecuzione degli inni nazionali e la presa in carico della bandiera da parte degli amministratori di Castelvetrano Selinunte e Mazara del Vallo. Gran cerimoniere dell'evento è stato il presidente della Federazione Italiana degli Sport per Tutti, il dottor Giuseppe Colantonio, che è anche il presidente della Federazione Internazionale, che ha voluto che per la prima volta nella storia fossero direttamente i sindaci a prendere in consegna l'importante vessillo. Il Marsala Futsal comunica che il mazarese Enzo Bruno, classe 1977, ex allenatore del Real Futsal, sarà il trainer della prossima stagione targata 2016-2017. Nelle scorse settimane la dirigenza del Marsala Futsal ha cercato di instaurare un rapporto con il presidente del Real, Piero Isaia, per vagliare l'ipotesi di una possibile fusione tra i due club, ma la proposta è stata respinta dallo stesso Isaia. Mister Bruno, all'incontro con tutto l'organigramma lilibetano, si è detto entusiasta del progetto illustrato dal presidente Pellegrino e ben disposto a mettersi al lavoro già prima dell'estate per plasmare il Marsala Futsal del prossimo futuro. L'idea del mister sarà quella di avere un mix tra l'attuale roster e l'innesto di alcuni giocatori che erano con lui al Real Futsal, poiché secondo Bruno le due squadre annoverano tra le proprie file il meglio che il futsal della provincia possa esprimere. L'assessore allo sport del comune di Mazara, Vito Billardello, e il presidente del consiglio comunale, Vito Gancitano, sono intervenuti alla cerimonia di premiazione del primo gran fondo del satiro danzante di Mazara del Vallo, che si è svolto proprio ieri a Mazara come prova del Grand Tour di Sicilia. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione Ciclosport Mazara con il patrocinio della città. L'evento, molto partecipato, ha visto al via circa 400 ciclisti, tra coloro i quali hanno disputato il medio fondo di 92 km e il gran fondo di 124 km in un circuito urbano ed extraurbano. Ma sentiamo le interviste di fine gara. E fra pochi minuti qui alle mie spalle ci sarà la partenza di più di 400 ciclisti, perché per la prima volta nella nostra città abbiamo dato il patrocinio e abbiamo fortemente collaborato per la riuscita di questo importante evento, che è il primo gran fondo Tour Sicilia e quindi una tappa regionale. Un evento che si svolge per la prima volta nella città di Mazara del Vallo. Noi abbiamo in questo ultimo periodo sposato iniziative di questa importanza che sicuramente arricchiscono la città, non soltanto sotto l'aspetto sportivo e prettamente agonistico, ma anche sotto quello che è la presenza di turisti sul territorio. Sì, anche questo è un evento che ci vede partecipi come amministrazione comunale. Voglio annunciare che a breve ci saranno diverse, fra cui non ci dimentichiamo quella del 4 settembre, che ci sarà nuovamente il triathlon a Mazara, dove già ci sono delle preiscrizioni, si gira attorno a 500 iscrizioni. Quindi ben che vengano tutte queste manifestazioni che consentono alla nostra città di essere conosciuta. Matteo Salute, vincitore assoluto del medio fondo, grande impegno, grande fatica, ma anche un grande risultato. Sì, oggi tanta fatica, perché abbiamo trovato tantissimo vento al ritorno, era terrificante. Anzi, grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato tantissimo, hanno tenuto la gara controllata. Ho provato in salita ma non è andata bene, poi nella discesa che conoscevo sono andato a vivo e
sono arrivato tranquillo, relativamente, dico senza problemi, tranquillo, ma con una fatica, ragazzi, immensa. Si fanno tanti sacrifici, sì, ma tanti veramente, dal sacrificare la famiglia, poi fare tanti allenamenti, però poi quando arrivano queste soddisfazioni vengono ripagati tutte con questa bella manifestazione. Grazie anche a tutta l'amministrazione di Mazara che ci ha ospitato, era organizzata perfetta, non ho trovato nessun tipo di difficoltà, ma organizzazione per me 10. Quindi se dovessimo fare un bilancio diremmo organizzazione fantastica, gara altrettanto, tutto bene. Sì, 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 ottimo, tutto ottimo ragazzi, io ho partecipato in tante gare, ma oggi proprio mi sono divertito, poi l'accoglienza, anche qui il parco come è fatto, tutto bello, poi vengo qua già da 20 anni, quindi conosco tutta la zona benissimo, troppo bello, complimenti veramente a tutti. Intanto ringrazio i 360 partecipanti a questa gara, e diciamo che è andata benissimo, fortunatamente non ci sono stati incidenti gravi, qualche scivolata così, e questa è la cosa che conta. È stata una bella manifestazione, ho avuto parecchie attestate di stima da parte di parecchi ciclisti. Voglio ringraziare tantissimo il mio team, la Ciclosport Mazara, che mi ha sostenuto in tutto il percorso per l'organizzazione della manifestazione. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, i cittadini mazzarese che per poco di tempo hanno dovuto subire qualche piccola fastidio, chiamiamolo fastidio. Niente, giornata bellissima, per il prossimo anno speriamo di fare la cosa ancora meglio, cercando di coinvolgere sempre più associazioni sportive. Ringrazio Vito Marino della palestra Taekwondo 2000 che ci ha intrattenuto con i loro spettacoli. Che dire, giornata fantastica, meravigliosa, andata a buon fine, finalmente ci possiamo rilassare un pochettino. E anche per oggi l'appuntamento con l'informazione su Tele 8 si conclude qui. Ve lo ricordo, come di consueto, ritorneremo domani puntuali alle ore 14. Vi auguro una buona serata.